Ecco, buonasera a tutti quanti, ben ritrovati. Per me è davvero una grande gioia, nonché anche un motivo davvero di soddisfazione poter e dare un benvenuto a tutti voi qui presenti e salutare Suor Katia che è giunta, è come sempre puntuale all'appuntamento, nonostante i tanti impegni che la vedono in prima linea e sul fronte dell'evangelizzazione della sua vita di fraternità e dell'insegnamento. Saluto coloro che siete qui presenti, i miei confratelli, i giovani, gli amici che siete qui e anche quanti attraverso streaming e gli altri mezzi delle comunicazioni sociali ci seguono. Giungiamo questa sera, ahimè, ma da una parte è giusto perché, come dire, con questa sera, con la catechesi di Suor Katia, si conclude questo nostro cammino insieme di catechesi, gettate ancora le reti, è per una vera fraternità ecclesiale, questo è il titolo, dico ahimè perché? Perché è un piacere ed è una gioia ascoltare Suor Katia, ma l'ascolto dalla predicazione della parola di Dio, le parole che Suor Katia ha messo nel nostro cuore, la gioia è di sentirci davvero portatori di un messaggio che è più grande di noi, che è quello del Vangelo, dell'amore di Dio, e adesso ci spinge a prendere ovviamente decisioni, a prendere giustamente il largo. E allora con la preghiera vogliamo affidare questo incontro. Siamo anche alla vigilia del Natale, dell'inizio della novena, ne approfitto quindi per anche fare un augurio di cuore, ringraziando veramente tutti per questa splendida avventura. Per carità non si conclude tutto questa sera, ma questa sera è un momento importante perché con questa catechesi concludiamo questo miniciclo per poi partire, come sentiremo. Lascio la parola allora a Don Filippo che ci aiuta a pregare e poi a Suor Katia. Buona serata, buon ascolto a tutti quanti e già davvero un buon Natale. È un buon Natale di luce, di gioia e davvero di tanta pace per noi e per tutto il mondo. Buon ascolto, buona serata. Allora, dovreste avere tutti un foglio, vero? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo. Nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido. Raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ci sediamo. Bene, allora davvero di cuore ben ritrovati e grazie sempre al nostro Vescovo e a tutti voi per questa fraterna accoglienza che davvero mi rallegra sempre molto e mi dà anche, come dire, la forza, no? Per osare insieme a voi sognare davvero quel cammino, quel percorso di, come dire, di sequela e di adesione più profonda alla nostra vera vocazione, che come stiamo
un po' meditando in questi incontri. Questa sera proviamo un pochino davvero ad arrivare all'altra riva questa sera, e questa vocazione ad essere chiesa, vocazione ad essere il suo corpo nella storia, ad essere epifania della sua comunione, della sua grazia, della sua misericordia. E questo penso che davvero è al fondo di tutte le nostre vocazioni, di tutte le nostre vite. Penso che anche ciò che alimenta, il desiderio che alimenta anche i nostri cammini di fede. Allora davvero sulla parola, che è un po' il titolo che sta guidando questo nostro incontrarci, prendete il largo e gettate ancora le reti, vogliamo questa sera fare un passo che è davvero sotto il segno dell'osare. Osare dire: Signore, manda me. Ci siamo lasciati l'altra volta con quella parola forte del profeta Isaia al capitolo 6, nella quale Dio guarda il mondo, se vi ricordate, e vedendo che c'è bisogno di missionari del suo Vangelo, vedendo che c'è bisogno di volti che in qualche modo siano specchio del suo volto, siano riflesso del suo volto, si chiede: chi manderò? Dicevamo, c'è una chiamata d'urgenza, una chiamata d'emergenza, che almeno personalmente, ma insieme a tanti altri fratelli, famiglie, giovani, amici sacerdoti, stiamo sentendo, e penso anche questa diocesi di Biella, questa chiesa di Biella, sta sentendo dentro di sé l'urgenza di rispondere a questa chiamata d'urgenza. E io prego insieme a voi perché questa sera lo Spirito Santo doni a ciascuno di noi un santo protagonismo dentro questa ora della storia, un santo protagonismo, non perché vogliamo essere originali, non perché pensiamo, no, di avere in tasca le soluzioni alle tante fatiche o problemi o difficoltà che a volte incontriamo nelle nostre comunità, ma semplicemente perché sentiamo in fondo al cuore l'appello di un Dio che chiama, di un Dio che chiama. E non c'è età, non c'è età, c'è l'oggi, c'è questo momento nel quale la sua parola può raggiungere il tuo cuore. Allora ci rimettiamo di nuovo in cammino. Io, come sapete, non ho altro da condividervi se non quello che a mia volta ho ricevuto, la sua parola e questo fuoco che arde e questa passione per il bene più prezioso che il Signore ci ha consegnato. Non so voi, ma nella mia piccola esperienza il bene più prezioso, il tesoro che lo Spirito Santo ci ha consegnato è proprio la sua Chiesa, la sua sposa, la sua bella sposa, che è data, che è regalata, che è consegnata come una dote a ciascuno di noi. E ciascuno di noi è importante che ne senta la responsabilità. Sapete, la parola responsabilità etimologicamente significa proprio questo: prendere con sé la sposa. È ciò che ha fatto Giuseppe. Siamo in cammino verso il Natale, ci stiamo incontrando nel tempo dell'Avvento. Ricordate, per 3 volte l'angelo dice all'orecchio di Giuseppe, al cuore di Giuseppe: non temere di prendere con te la madre, il bambino, non temere di prendere con te la sposa. E Maria è icona della Chiesa. Allora l'angelo questa sera, in questo tempo di Avvento che ci porta verso il Natale, anche noi come Giuseppe, questa sera bisogna che sentiamo le parole dell'angelo rivolte proprio a noi: non temere di prendere con te la sposa, non temere di prendere con te la madre, non temere, non temere. Allora proviamo a condividere anche questa sera un po' di parola di Dio, lasciamo alla parola illuminare il nostro cammino e allo Spirito Santo fare il resto. D'altronde Lui ci conosce uno per uno, uno per uno. Alcuni di noi qua in mezzo sono amici, alcuni sono magari comparrocchiani, non lo so, oppure ci siamo incrociati magari in qualche altro momento, ma in questo momento non c'è nessuno come lo Spirito Santo che ti conosca fino in fondo all'anima, fino in fondo al cuore. E in fondo al cuore sta già seminando quella goccia, quel piccolo seme di coraggio
che io spero già alla fine di questa serata ti farà dire: Signore, manda me, eccomi qua, per quello che posso, per come sono, Signore, manda me, io ci sto, io ci sono, io ci sono. Allora vorrei partire, vorrei fare una piccola premessa, perché è importante che rimettiamo i cuori in pari, no? In modo tale che partiamo insieme di nuovo in questo Vangelo di questa sera. Allora, intanto noi stiamo facendo un cammino di diocesi, siamo qua le parrocchie, i parroci, i catechisti, gente che magari non ha particolari in questo momento compiti nella sua comunità, però è qui o ci sta seguendo da casa perché forse un po' di parola gli è arrivata. Allora, mi piace pensare alla chiesa di Biella, che è in Biella, come una chiesa in stato di conversione. E che cos'è la conversione? Importante che questa sera lo ricordiamo. La conversione è scoprire che Cristo è contemporaneo a noi, che Cristo in questo momento è qui, è in mezzo a noi, è presente. E qual è la missione della Chiesa? Qual è la missione attraverso il nostro ritrovarci insieme come suo corpo? È proprio semplicemente quello di vedere Cristo aumentare nella storia. Voglio proprio usare questo verbo questa sera. La missione della Chiesa è permettere a Cristo di aumentare, di lievitare nella storia, nella vita delle persone. E allora noi siamo tra quelli che hanno accettato, accolto l'invito ad essere questo strumento di, facciamo come fa Papa Francesco, che ogni tanto inventa qualche parola, no, per dire quella cosa che non esiste in italiano, però degli aumentatori, non lo so, un'aumentazione potremmo dire. Noi vogliamo essere strumenti attraverso i quali Cristo aumenta, lievita, diventa grande nella storia, diventa grande nella storia. È per questo che tante volte Gesù usa l'immagine del lievito, dicendo a te e a me: tu sei questo lievito nella pasta della storia. Ed è anche importante che facciamo discernimento sul lievito, perché c'è lievito e lievito. C'è il lievito del Vangelo, il lievito dello Spirito Santo, il lievito della carità, ma dice Gesù: state attenti, guardatevi dal lievito dei farisei, che annunciano un Cristo, come dire, di quelli della specie sono venuto per pareggiare i conti, il Cristo nel quale si ostina a credere l'uomo religioso, per cui io do e Dio mi darà. E così la relazione con Dio non è una relazione di fede, ma è una relazione commerciale, una relazione di contratto. Ma guardatevi anche dal lievito di Erode. Noi lo stiamo drammaticamente vedendo. Mentre venivo, sentivo il radiogiornale, di nuovo il tentativo di poter dire una parola di libertà. Mi sto riferendo alle manifestazioni in Iran. Ieri mattina è stato di nuovo impiccato un giovane che era in piazza semplicemente per dire che bisogna riconoscere a ciascuno uomo, a ciascuna donna, il diritto di essere uomo, donna, e cioè libero, libero. A 20 anni, ieri è stato impiccato con l'accusa di essere nemico di Dio. Noi lo vogliamo dire, che questo è il lievito di Erode, un Dio potente che chiede di essere rispettato, che non ammette oltraggi. Se casomai questo è un oltraggio, pretendere di essere uomini e donne. Allora guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode, ma siate il lievito di Vangelo che fa aumentare Cristo nella storia. Non vogliamo essere gente che sottrae Cristo alla storia, Cristo ai nostri fratelli. Perché? Giovanni 17,3, questa sera vorrei partire da questo versetto, Giovanni 17,3, questa è vita eterna, letteralmente il Vangelo dice così, non la vita eterna, questa è vita eterna, dice Gesù, che ti conoscono Padre, che ti conoscano Padre, che ti riconoscano Dio come un Padre, questa è la vita eterna.
Allora vorremmo essere lievito proprio di questa speranza, che è la speranza nel Dio che è nostro Padre, Padre di Gesù e Padre mio e Padre tuo, Padre nostro. Questo è il Vangelo che noi annunciamo. E se Dio è Padre, è vero il perdono, è vera la fraternità tra di noi, è vera la dignità di ciascuna persona, indipendentemente da dove nasce, dal colore della pelle, da quanto ha studiato o da quanto possiede, ma perché è creatura, è figlio, è figlio. Bene, e allora accanto a Giovanni 17,3, per iniziare questa sera la nostra preghiera, la nostra riflessione, vorrei però anche consegnarvi Matteo 11,12, uno dei versetti più scomodi del Vangelo. Dice Gesù: dai tempi di Giovanni Battista il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. Non so voi, ma io in questo versetto inciampo ciclicamente, e in questi giorni, pensando a questo nostro ultimo incontro, perché poi bisogna che voi spicchiate il volo, pensavo proprio a questo. Non so perché, ma in cuore mi è ritornato questo versetto pensandovi, ricordandomi di voi. E sapete perché? Perché per osare il volo, per osare dire Signore manda me, ci vuole una, come dire, serve una violenza alla Giovanni Battista. In che senso? Il regno è dei violenti e sono i violenti che se ne impadroniscono. Dobbiamo scuoterci di dosso la pigrizia. Dobbiamo rompere il bozzolo delle nostre superficialità. Bisogna, ed è questo il tempo, non ne abbiamo un altro, adesso, ora, oggi, momento favorevole, per liberarci anche dall'abitudine a lasciarci vivere e davvero chiedere il dono di un santo protagonismo, prendere in mano noi insieme a lui, lui insieme a noi, questa storia di Chiesa che stiamo vivendo, senza rassegnarci, senza, come dire, rimpianti di tempi che forse erano migliori, non lo so. Io so che il tempo migliore è questo che il Signore mi dà da vivere, e a questo voglio rispondere. Allora, prima di ascoltare l'altro Vangelo, siamo partiti la volta scorsa immergendoci in Luca 5:1-11, la prima pesca miracolosa, la chiamata dei discepoli, quel Pietro, no? Ricordate che un po' goffamente si avvinghia alle ginocchia di Gesù, ma comprende che quello è l'appuntamento che stava aspettando. Non lo sapeva nemmeno lui, che era in attesa di un incontro capace di stravolgergli la vita, ma quando accade quell'incontro scopre che in fondo aspettava quella novità, e prova goffamente, lo sapete Pietro, lo conosciamo tutti, a dire il suo primo sì. Bisognerà che questo primo sì sia purificato, sarà immerso nel dramma della Pasqua, e lo vedremo questa sera. Il Signore ritorna nella vita di Pietro, questa volta in Giovanni, capitolo 21, il Vangelo che ascolteremo questa sera, e gli chiede di nuovo di pronunciare un nuovo sì. Un sì ormai libero dalle illusioni su se stesso, ma anche dalle illusioni su Cristo. Dalle illusioni sul mio modo di seguirti, Signore, sulla mia capacità di esserti fedele, tutta fondata sulle mie forze, la mia coerenza, la parola magica dei cattolici dal 1800 in poi, coerenza, è una parola che nei Vangeli non esiste, perché non esiste la coerenza, esiste la misericordia di Dio, ed esistono i nostri goffi tentativi di andargli dietro e ogni volta umilmente riconoscere che siamo chiamati a ricominciare da capo, umilmente. E per fortuna, lasciando a Dio fare il suo mestiere e abdicando alla tentazione di sembrare dei padri eterni mancati. Lasciamo a Dio fare il suo mestiere, noi facciamo il nostro, che è già un bel impegno, eh? Non ve ne pare? Che vi pare, no? Essere uomini, donne fino in fondo, al massimo
della nostra umanità. È un gran bell'impegno. Allora occupiamoci di questo. Allora questa sera chiediamo un altro dono allo Spirito Santo, di renderci vigilanti, siamo nel tempo dell'Avvento, pronti a scovare con un discernimento nel cuore, sincero, senza sconti, vero, dentro di noi tre tentazioni, perché altrimenti il volo rischieremo di sognarlo sempre senza spiccarlo mai. Questa giornata l'ho trascorsa in compagnia di diversi sacerdoti in un'altra diocesi, abbiamo parlato molto di discernimento spirituale e nella condivisione proprio veniva fuori questo, no? La parola magica di questo tempo nelle parrocchie, nelle diocesi, Papa Francesco ne parla sempre, il sinodo, è la parola cambiamento, ma tu trova uno che si offre per agire il cambiamento. Noi continueremo a fare i convegni sul cambiamento, ma uno che offra la propria carne, la propria vocazione per questo cambiamento, che non è stravolgere le cose, ma andare alla radice, e la radice nel nostro battesimo, il dono della figliolanza, e vivere così, imparare a vivere da figli di Dio. Allora dicevo, il Signore ci illumini molto per vincere tre tentazioni. La prima, credere di aver capito. Questa sera abbiamo fatto un lungo percorso insieme, quante volte ci siamo incontrati, però io stasera mi sento di dire, anche da parte vostra, lo dico io ad alta voce, che forse non abbiamo capito nulla, che la nostra mentalità è ancora lontana dal Vangelo, che abbiamo bisogno di ascoltare come fanno i bambini. Magari siamo competenti anche in tante mansioni pastorali, le chiamerei così, competenti in mansioni pastorali, ma oggi l'appello, la chiamata, si cercano diaconi della comunione, diaconi per la comunione, si cercano uomini e donne disposti a fare l'unica cosa necessaria, quella che Maria di Betania impara inginocchiata ai piedi di Gesù. Una sola cosa è necessaria, e questa sola cosa necessaria ce lo dice Gesù nel Vangelo, che tutti siate uno. Ritorniamo a Giovanni 17. O Paolo, nella lettera agli Efesini, che citerò più volte, che tutti noi possiamo ritrovarci ricapitolati in Cristo. Io e te, non ci incontriamo solo io e te. Moglie e marito, non ci incontriamo solo io e te. Amico e amico, fratello e fratello, prete e prete, nel presbiterio. Non ci incontriamo solo io e te ci incontriamo in Cristo. Ricapitoliamo la nostra relazione in Lui, non è una questione tra me e te, è una questione tra me, te e Cristo. E quando io, per arrivare a te, passo da Cristo, il tuo volto ai miei occhi cambia. Non sei più nemico, non sei più ladro. Cade il sospetto, si accende la fiducia, ma non perché chissà che numeri hai fatto per guadagnartela, perché ti riconosco fratello, ti riconosco fratello. La seconda tentazione, noi dobbiamo smetterla di nascondere la nostra ignavia, la nostra viltà, il nostro poco coraggio sotto la corazza dell'efficienza. Ma io sinceramente non sono mai entrata in una parrocchia e ho visto la gente con le braccia conserte, con le mani in mano. Ho sempre visto grande organizzazione, cose da fare, calendari ben scritti, agende diocesane ben strutturate. Ma questa è umana potenza, questa è umana potenza. E allora bisogna vincere la viltà, l'ignavia, perché ci vuole un coraggio enorme ad incontrarsi, a costruire giorno dopo giorno l'opera di Dio. E l'opera di Dio è la Chiesa, è la comunione, è la fraternità. Si cercano diaconi di fraternità. Non pensate,
qui so che tra voi ci sono quelli ordinati a cui rendiamo omaggio, ma non intendo quelli ordinati che anche loro si dovranno rimettere in cammino insieme a noi altri, così semplici fedeli, no? Come siamo tutti quanti. No, no, una diaconia che bisogna che tutti sentiamo profondamente, non come, come dire, un pallino, la moda del momento, no, è una chiamata. Il Signore ci sta dicendo in tutti i modi, Papa Francesco, la storia che stiamo vivendo, il Vangelo che leggiamo, ti sta chiamando a diventare diacono della comunione, diacono di fraternità. Poi certo nelle comunità servono anche le competenze, se sei il commercialista in pensione farai il responsabile dell'ufficio affari economici, così quadrano i conti, serve anche quello, ma un conto sono le competenze, un conto sono i carismi. E qui non stiamo parlando di competenze, che ne abbiamo a migliaia nelle nostre comunità, stiamo parlando di doni dello Spirito Santo, che sono i carismi che lui dispensa. E il carisma è un modo attraverso il quale ti fa strumento di comunione, strumento di comunione. E terza grande tentazione dalla quale guardarci: noi parliamo di tutto senza essere esperti di niente, parliamo di tante cose e non siamo esperti di niente. Bisogna che questo mondo ci riconosca come esperti di comunione. Noi non vogliamo essere approssimativi con Dio, approssimativi con Dio. Guardate, io vivo anche il mio servizio nell'ambito dell'università, di studi teologici e quant'altro, ma io posso sapere la dogmatica memoria da manuale eppure essere molto approssimativo con Dio. Quando sono approssimativo nelle relazioni, quando sono approssimativo con te, quando non investo, quando non muoio dentro questa ricerca costante del volto, dell'altro, del fratello. Allora bisogna che davvero proviamo ad armarci, perché è una battaglia, è una lotta, ma come dice Paolo, non contro nemici esteriori, ma contro nemici che vivono nel cuore e che o ci mettono nell'anima la paura di osare, o ci mettono nell'anima un attaccamento inutile a forme ormai sterili anche, pastorale, di evangelizzazione, di accoglienza delle persone, perfino forme sterili di carità verso i poveri, di carità verso i poveri. Allora, ecco, forti davvero di questa unzione che lo Spirito Santo, questa sera vogliamo accogliere questa parola che ci deve aiutare, spero davvero, a centrare la nostra preghiera, la nostra attesa del Natale dentro questa verità. Qual è la nostra vocazione comune? Vera per il vescovo, vera per i sacerdoti, vera per chi vive la famiglia, per i giovani, vera per chi vive situazioni particolari di vita, ogni situazione di vita. Qual è la nostra vocazione comune? Qual è la vocazione, la chiamata che come un filo rosso cuce tutte le nostre vocazioni, stringendoci nell'unità? Questa vocazione comune è essere Chiesa, essere corpo, essere fraternità. Questa è la vocazione per tutte le vocazioni. Nessuno escluso, nessuno escluso. Allora, perdonatemi, ma credo che sia importante, e parlo a gente che queste riflessioni, questi pensieri li avrà fatti mille volte, ma dobbiamo concentrarci sull'essenziale. Essere Chiesa è la nostra vocazione comune e questa è l'urgenza.
Abbiamo fatto tante cose, ci siamo ricordati, dimenticati l'unica cosa necessaria, essere corpo. Non fare corpo, ma essere corpo. E allora vorrei, come dire, mutuare, no? Raccogliere da uno che di Chiesa se ne intende, dopo Cristo e lo Spirito Santo, da Paolo, che cos'è la Chiesa? Questa è la domanda dentro la quale vorrei questa sera insieme a voi tuffarmi. Che cos'è la Chiesa? Paolo usa una parola che forse all'uomo moderno, contemporaneo, fa difficoltà. Faccio riferimento a una tra le sue lettere, forse quella che ne parla di più, ed è la lettera agli Efesini. È un trattato di ecclesiologia da imparare a memoria, bellissima la lettera agli Efesini, che Paolo scrive in catene a Roma. È una delle lettere che già viene in qualche modo rubricata come lettera dalla prigionia. E quindi chi scrive, chi detta questa lettera, è un uomo che è già entrato nella sua passione e si sta preparando alla sua Pasqua, perché lo sa che a Roma Cristo lo attende. E Paolo usa una parola meravigliosa. Che cos'è la Chiesa? Paolo usa la parola mistero. Dice, ma mamma mia, peggio che andare di notte. Mistero. Che cos'è il mistero? La Chiesa è mistero. Il mistero è il disegno della sua volontà di salvezza per ciascuno di noi. Efesini 1:9. Il mistero è il modo con cui Dio salva il mondo. Allora potremmo dire, se il modo con cui Dio salva il mondo è la Chiesa, in cosa consiste la salvezza? È molto semplice. La salvezza consiste nel fatto che una mano ti ha preso dalla solitudine nella quale eri immerso, ti ha strappato da quella solitudine e ti ha cucito su un corpo, ti ha cucito a dei fratelli, in modo che quella parola detta in principio, non è bene che tu sia solo. Noi la verità di questa promessa con cui inizia la scrittura, libro della Genesi, capitolo 2, non è bene che tu sia solo, come Dio mantiene la sua promessa, facendoci chiesa, innestandoci nella chiesa, facendoci corpo. E allora davvero la chiesa è questo mistero di comunione, è questo spazio, questa trama dentro la quale accade la mia salvezza. Io proprio perché sono chiesa, insieme a te, insieme a tutti quanti voi, sono liberata dal peccato che affligge il mondo. E il peccato che affligge il mondo è una vita vissuta solo per me stessa. Proprio perché mi riconosco chiesa, fraternità, ho il privilegio di vivere la mia vita per te. Allora questo agognato rinnovamento ecclesiale di cui tutti parliamo e poi andiamo in giro cercando qualcuno che ci dica che cosa dobbiamo fare, magari non so, invece che le unità pastorali faremo le comunità diocesane, non lo so, ognuno poi inventa un titolo, personalmente credo che non è quella la via. Mi sembra di annusare, leggendo un po' di Vangelo, ascoltando Papa Francesco, incontrando tantissima gente, che forse la strada è proprio un'altra. Non è quella di prendere il modello che avevamo e semplicemente allargare i confini territoriali. Per cui se prima uno era parroco di una parrocchia grande così, diventa coparroco di un'unità pastorale grande così. E se prima sclerava per 5.000 abitanti, adesso sclera per 20.000. Ma non è questo. Guardate, siamo recidivi, eh? Siamo recidivi. E poi questi poveri sacerdoti, non lo so,
moriranno proprio di stenti, perché non lo so come potremo fare, poverini. Ma è questa la via? A me non pare. Guardate, noi siamo partiti la volta scorsa da Luca 5 e Pietro si è sentito dire: ti farò pescatori di uomini. Ce lo siamo sentito dire anche noi. Ma cosa ha capito Pietro? Pietro ha capito che semplicemente doveva migliorare, cioè amplificare una cosa che sapeva fare già. Era o non era pescatore Pietro? Ti farò pescatore di uomini. Ah, questa la so, solo che un pochino più in grande. No, bisognerà che Pietro pianga lacrime amare e nel cortile di Caifa capisca che non ha capito niente. Non ha capito niente. Lo vedremo questa sera. Al pescatore è chiesto di diventare pastore. Al pescatore è chiesto di cambiare mestiere, non di fare di più, meglio, più allargato una cosa che sapeva già fare. So fare il parroco di una parrocchietta così, beh, saprò ben fare il parroco di una parrocchiona così. Ma non è questo che lo Spirito ci sta chiedendo. Ai pescatori sta chiedendo di diventare pastori. Pastori, che è un altro mestiere, è un'altra storia. Non è più questione di prendere, ma è questione di accogliere. Non è più questione di marcare il territorio, ma è questione, tu che sei pastore, si cercano diaconi che possano diventare pastori, pastori di un gregge che è allo sbando, per il quale dovremmo tutti avere compassione, per i ragazzi, per i giovani, per le famiglie disgregate, per i bambini, compassione. Noi dovremmo essere quelli che sanno dove sono i pascoli, che sanno dove sono i pascoli, questo è il nostro discernimento, e accompagnare là le pecore che il Signore ci affida. Tu lo sai dove sono i pascoli, dove è possibile trovare acqua, dove è possibile trovare cibo, dove non ci sono i lupi, e se arrivano, come proteggere le pecore dai lupi? E poi qual è il recinto nella quale possono sentirsi gregge? Ma tu lo sai dove sono questi pascoli? Questo è il discernimento che ci manca, perché a quei pascoli non mangiamo più nemmeno noi da molto tempo. Il pascolo della parola di Dio, diceva Don Primo Mazzolari, il Vangelo è sempre contro di me. Ma quando è l'ultima volta che hai letto il Vangelo e l'hai sentito contro di te? Ma non perché ti accusa, perché lo leggi in ginocchio, come diceva Don Primo, e capisci che lui è sempre oltre, che ci sono delle parole tremende in questo libro. Io ogni tanto lo apro, lo chiudo, ci sono delle parole tremende in questo libro. Quando mi chiede di benedire chi mi ha maledetto, quando mi chiede di rallegrarmi delle mie lacrime e dichiararmi beata, ci sono delle parole tremende in questo libro. Ed è importante che io a questo pascolo ritorni con tutte le mie forze e senta questo Vangelo contro di me, contro la donna vecchia, contro la donna attaccata a se stessa, contro la donna egoista, contro la donna che cerca sempre il modo di risparmiarsi in qualche modo. È importante che io questo Vangelo lo senta contro. E allora, quando chinerò il capo davanti a questo Vangelo, quando piegherò le ginocchia davanti a questo Vangelo e umilmente dirò: Signore, io non lo so, se tu non mi dai la grazia, io questa parola è troppo alta per me, io non la comprendo, forse posso dire come ha fatto Pietro umilmente: è anche un po' dura, Signore, questa parola. E che bello sentirti dire: ma te ne vuoi andare pure tu? E potergli dire: Signore, ma da chi vado? Da chi vado? Perché una parola così non l'ho mai sentita in bocca a nessuno, se non da te. Allora,
Questa sera la chiamata, il fuoco di questa chiamata arriverà a chi questo Vangelo lo legge in ginocchio, lo legge in ginocchio. Penso che se qua in mezzo qualcuno avvertisse questa forza di sentirsi parte di questa rivoluzione pacifica, di questo capovolgimento della storia, del destino del mondo che Cristo è venuto ad annunciarci, per cui il destino del mondo e facciamo questa professione di fede. Dopo 10 mesi di guerra in Ucraina, dopo la gente ammazzata nelle strade a Teheran, noi abbiamo l'umile forza di fare questa professione di fede, che il destino di questo mondo non è la divisione, che il destino di questo mondo non è la guerra, che il destino di questo mondo è l'unità, è la pace. Io voglio mettere la mia vita a servizio di questa follia. Voglio mettere la mia vita a servizio di questo sogno. Qualcuno la chiama utopia, chiamatela come volete. Ma è la vita più bella del mondo. Non riuscirei a pensare una vita se non dedicata a questo. E non bisogna che tu lasci la tua vita, ma nella vita che hai scelto, con accanto tua moglie, i tuoi figli, tuo marito, i tuoi amici, il tuo gruppo giovani, i tuoi malati. Allora davvero ascoltiamo questo Vangelo, compito mio è solo così camminarci un pochino dentro e provare a chiedere allo Spirito di darci la libertà di dire un sì. Ci alziamo, lo ascoltiamo questa parola davvero col cuore largo e che sia davvero una parola di chiamata per ciascuno di noi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non 100 di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca, trasse a terra la rete, piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli, chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pasci i miei agnelli.
Gli disse di nuovo per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi». Parola del Signore. Bene, allora solo alcune sottolineature, perché poi bisogna che ognuno di noi ritorni sulla riva del lago e accadrà quel che accadrà tra te e il Signore. Io non lo posso sapere, ma spero che accadano nella vita di ciascuno di noi cose grandi, cose da Dio. Allora solo qualche piccola sottolineatura. La prima: i discepoli sono ancora insieme. È successo quel che è successo, la grande diaspora. Dal Golgota in poi, ognuno per sé, Dio per tutti. Conosciamo bene la storia. Eppure un piccolo resto, sono in 7, non più 12, 7, 7. Un piccolo resto ha la forza, unica forza, almeno quella di stare insieme. Ed è un piccolo resto affamato, non hanno niente tra le mani, non hanno niente da mangiare. Un piccolo resto, sono 7. L'ottavo è Cristo, colui che raggiungeranno sulla riva. Io credo che questo piccolo resto racconti tanto di noi, delle nostre comunità. Non siamo più 12, popolo eletto, siamo 7. E con questa fatica della nostra creaturalità stiamo cercando di riconoscere dov'è il volto dell'ottavo, dov'è colui che può dare senso al nostro stare insieme, al nostro sentirci piccolo gregge, piccolo gregge. Gettate la rete dalla parte destra e troverete. Rileggendo in questi giorni questo Vangelo, mi tornavano alla mente due altri versetti della Scrittura. Salmo 48, versetto 11. «È piena di giustizia la tua destra», dice il salmista. E poi anche Matteo 26, 64. Quando Gesù dice: «D'ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire». Allora questa sera bisogna che fissiamo nei cuori: dov'è questa parte destra verso la quale, nella quale gettare la rete? La destra nella Scrittura è sempre la parte di Dio, dalla parte della vita, della sua potenza. E la sua potenza è la potenza dell'amore, della comunione, della carità. Lì troveremo qualche cosa, altrimenti rimarremo con le reti vuote. E poi la terza sottolineatura. È sempre così. In questo piccolo resto c'è sempre un Giovanni e c'è sempre un Pietro. Chi è Giovanni? Giovanni è il discepolo che vede, che sa riconoscere. E sai perché? Perché ama di più. È il Signore. C'è sempre qualcuno che vede. Però poi serve anche un Pietro. E Pietro invece è il discepolo che osa. Serve tra di noi qualcuno che vede
ma serve anche qualcuno che osa gettarsi dalla barca, buttarsi così com'è, cercando di raffazzonare qualche cosa e raggiungere la riva a nuoto. Qualcuno che è capace di discernimento e qualcuno che è capace di osare. E lo Spirito Santo nel piccolo resto, nel piccolo gregge, non fa mai mancare questi carismi. Qualcuno capace di discernimento, ma anche qualcuno che ha il coraggio di osare, di provarci, di giocarsi in prima persona. Un Giovanni e un Pietro, e un Pietro. Qual è il segno che siamo sulla strada giusta? I segni non sono fuori di noi, i segni sono dentro di noi. Ed è bellissima questa immagine che ci fa un fuoco di brace in una pagina di Vangelo così. Sta lì a dirti che cosa accade nel cuore quando a un certo punto riconosci il risorto e a un certo punto osi andargli incontro. Il cuore come un fuoco di brace. Non sono fiamme, non sono fuochi d'artificio, ma un fuoco di brace, cioè il cuore caldo e nella pace. Il segno che davvero la strada è quella giusta sarà per noi un fuoco di brace, la calma, lo spirito nella pace, il cuore nella pace, non agitato, non iroso, ma il cuore nella pace. E allora ecco il passaggio centrale per noi questa sera. Per tre volte Pietro si sente ripetere: mi ami tu? Guardate, non so voi, ma io non conto le ore che ho passato su questi versetti del Vangelo. Perché non potevo credere. Ogni tanto vai alla messa e senti qualche prete che ti dice: ah, Cristo per tre volte ha detto a Pietro mi ami tu, perché doveva pareggiare i conti, perché quello per tre volte, ricordate la storia del gallo che canta, no? Ma io mi sono sempre rifiutata di credere a questa spiegazione, sinceramente, perché ma Cristo non è venuto a pareggiare i conti in quel senso lì, mi pare. Questo non è il Cristo che io ho conosciuto nel Vangelo e anche grazie a chi me l'ha annunciato. E mi sono proprio convinta che per tre volte Cristo, ma se leggi proprio il Vangelo anche nella lingua in cui è stato scritto, semplicemente sta dicendo a Pietro questa cosa: senti Pietro, ma tu mi ami ancora? Cioè io ho mandato alle ortiche tutti i tuoi sogni di messianismo cosmico che avevi nella testa, tutto il tuo modo di pensare come io dovevo fare il mestiere di Dio. Ho mandato proprio a scatafascio la tua idea di chiesa, forte, 12 uomini irreprensibili, la falange armata del Padre Eterno, quelli che sanno tutte le risposte, le soluzioni, dottrina a memoria, miracoli così, poi abbiamo tutto. Io ho mandato a scatafascio tutto quanto e lo scatafascio è proprio crollato tutto quando mi hai visto appeso alla croce. Il fallimento totale di tutte le tue attese su di me e quindi anche su di te. Senti, guardiamoci un attimo negli occhi io e te. Adesso che mi conosci, che sai che io sono Dio al modo del Padre, che io salvo questo mondo al modo del Padre mio, non al modo tuo. E il modo del Padre mio è una misericordia che tu non hai neanche idea quanto è abissale. Ma tu ti ricordi quanti pranzi, cene abbiamo fatto e voi eravate lì un po' a lavarvi con la mucchina perché mangiare accanto alle prostitute e ai pubblicani vi faceva un po' senso, però pensavate che fosse una mia originalità? No, no, io proprio abito lì, io proprio ho fatto la casa nel cuore dell'uomo peccatore, la mia gente è quella che tu scarti,
Il mio modo di salvare questo mondo è farmi prossimo a chi tu fuggiresti lontano. Proprio una cosa capovolta. A tal punto che ho premiato con la mia visita pastorale Zaccheo. E invece che andare a casa del sindaco, sono andato a casa dell'ultimo peccatore. Ma sai cosa avrebbero scritto i giornali diocesani se oggi capitasse una cosa del genere? È tremendo, tremendo. Pietro, ma tu adesso mi ami? A un Cristo che mantiene la sua promessa, non le promesse che speravi tu. A un Cristo che ti chiede di essere chiesa, non come pensavi tu, ma come ti racconta lui nel Vangelo, come hai visto fare a lui nella sua passione, morte e resurrezione. Cioè dando la vita, punto e basta, facendoti prossimo, tutto racchiuso in quella icona del Samaritano buono. Ma ti va bene un Cristo così? Lo scegli ancora un Cristo così? Spogliato di tutti i segni del potere. Io questa cosa la dico senza tono di polemica, ma veramente credo che noi abbiamo ancora un lungo cammino da fare di purificazione. Se Cristo lo fa sacramentalmente, quando il sacerdote in persona Christi celebra l'Eucaristia, ma se quel Gesù di Nazareth, che quei 12 hanno conosciuto sulle rive del lago, oggi venisse davvero come Gesù di Nazareth a celebrare lui, a spezzare lui il pane, e il sacrestano provasse a mettergli addosso un piviale, una casula, qualche altro addobbo di Natale, io penso che ci direbbe: ma che cos'è tutto questo? No, ma noi abbiamo fatto tutto questo per dare gloria a Dio. Avete sentito come finisce questo Vangelo? È tremendo, eh? Tremendo e bellissimo. Questo disse con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. Io questa sera vorrei consegnarvi proprio questo versetto. Dice Suor Katia, siamo stati bene in compagnia tutti questi incontri, adesso ci lasci così? Eh sì, perché Giovanni 21, poi ci sono altri 4-5 versetti, ma è una conclusione. Così finisce il Vangelo. E poi c'è quel tremendo, meraviglioso, seguimi. Con quale morte tu glorificherai Dio? E non lo so. Io in questi anni ho scoperto che la mia morte è proprio prendere questa vita povera, semplice, metterla sull'altare, avverto che Dio benedice, poi spezza come vuole e la regala ai fratelli. Allora, che cosa vorrei consegnarvi questa sera? Si cercano per la Chiesa diaconi della comunione, diaconi della fraternità ecclesiale, che nel cuor loro avvertono la voce di Gesù risorto, che gli dice: tu mi ami? Ecco, hai visto che la Chiesa si fa in un modo diverso da come pensavi tu. Pasci le mie pecore. E allora si cercano oggi per la Chiesa non super preti capaci di tenere insieme un'unità pastorale da 7 parrocchie contemporaneamente, che sono dei maghi se riescono a farcela. Si cercano per la Chiesa diaconi della comunione, disponibili, non capaci, disponibili a servire i fratelli in piccoli cenacoli eucaristici lì dove siete. Allora bisogna proprio che proviamo a chiederci questo rinnovamento ecclesiale,
ma non è che magari passa attraverso il ricordare che cosa la Chiesa è. La Chiesa è la comunione di persone che si conoscono. Oggi un sacerdote, guarda, gli avrei dato un bacio in fronte, no? Con molta libertà. Dice, il vescovo mi ha dato una parrocchia da 3.800 abitanti, non mi ricordo cosa diceva. Ma in realtà la mia parrocchia sono 80 persone più i bambini. E ha detto il vero. Infatti, guarda caso, lettere l'Apocalisse, lettere di Paolo, non è vero che è scritto la chiesa di Efeso, la chiesa di Tiatira, la chiesa di Filadelfia. Non è vero. Nel testo in greco non è la chiesa di. Per cui noi abbiamo fatto coincidere la chiesa con i confini geografici, anagrafici. No, no, no. Ma nel greco del Vangelo non è di, ma en, cioè in, che è in Efeso, che è in Tiatira, che è in Corinto. Perché la Chiesa è la comunione delle persone che hanno imparato a volersi un po' di bene, a soccorrersi a vicenda, a custodirsi nella carità e a incoraggiarsi nella sequela del Vangelo. E tutti gli altri sono le genti alle quali il Vangelo ci manda, sono la nostra terra di missione. Diceva un cardinale che adesso è in paradiso, ma molto serio nelle questioni ecclesiali, tutti i vescovi piangono che non hanno i preti. Ma se siamo seri, ancora oggi ci sono più preti di quelli che servirebbero. Sor Katia, che cosa ci stai dicendo? Eh sì? Passaggio grosso è proprio questo. Quello di dire, ma qui la Chiesa, chi la fa? Sono le persone che ascoltano un po' di Vangelo, provano a volersi un po' bene, a vivere la comunione, a soccorrersi vicendevolmente e scrutando le scritture sentono la voce del Maestro che dice andate, annunciate, evangelizzate, evangelizzate. Allora non si tratta di prendere le cose vecchie che già abbiamo e che vediamo che non funzionano e semplicemente stiracchiarle, allargarle un po'. Ma si tratta forse, io non lo so se è la strada, però sto provando a percorrerla insieme a tante altra gente, tante famiglie, invece che espandere, moltiplicare piccole fraternità eucaristiche sparse ovunque, dove chi ha un pochino di buona volontà, chi avverte questo desiderio di mettere la propria vita a disposizione, ma non perché ha delle competenze, ma perché ha un po' di fede e davvero con onestà desidera mettere la propria vita, la propria vocazione, la propria famiglia a servizio della Chiesa, del Vangelo. E dire, io mi posso prendere cura di queste 10 persone, ci troveremo la domenica, mangiamo insieme. Io posso radunare a casa mia queste persone qui e proviamo a fare insieme un cammino. Poi ogni tanto ci vediamo tutti quanti, non lo so, è tutto da inventare. Lo Spirito Santo ci darà creatività a sufficienza. Ma custodire l'essenza della nostra vocazione. Servono alla Chiesa diaconi della paternità di Dio. Della paternità di Dio. Allora è un appello. Con la mia povera voce lo lancio, lo getto come un
un seme, spero, ai giovani, alle famiglie, agli adulti, a chi è giovane da molto tempo, diciamo così, perché non c'è età per poter dire il proprio sì. E allora poter essere insieme al pastore del gregge, pastori con lui, diaconi con lui, significa forse stravolgere quell'idea di chiesa che abbiamo, legata ai confini territoriali. Concludo consegnandovi alcune Pasque che forse bisognerà vivere, attraversare, se vogliamo davvero poter essere protagonisti di questo nuovo tempo ecclesiale, che è una sfida meravigliosa. Sapete, quello che poi è diventato Papa Benedetto, quando era ancora neanche cardinale, ma un teologo, un sacerdote, Ratzinger, l'aveva detto in un'intervista prima del concilio alla radio di Berlino nel 64, appena dopo il concilio, 64, appena dopo la partenza. Allora, che il futuro della Chiesa sarebbero state piccole comunità intorno alla parola, intorno all'Eucaristia, con questa missione di mostrare la vita di Dio, che è la comunione tra le persone. Allora concludo lasciandovi la sfida di queste cinque Pasque. La prima: la Chiesa non è solo responsabilità del Vescovo o dei preti, ma è responsabilità di ciascuno di noi, dal più piccolo al più grande. E questa è la prima grossa Pasqua che tutti siamo chiamati a fare. Ma non sentirci responsabili perché abbiamo in mano le chiavi dell'oratorio. No, sentirmi responsabile del destino della Chiesa, di dove sta andando la Chiesa, di questo processo di purificazione della Chiesa. La seconda Pasqua, passare da una Chiesa dei confini, definita da confini territoriali, ad una Chiesa disegnata da confini relazionali, cioè dalla comunione, dalle relazioni tra di noi. Terza Pasqua importante, scoprire il vantaggio dei piccoli numeri. Il vantaggio dei piccoli numeri è che ci possiamo conoscere tutti, che possiamo andare in profondità, che non rimango alla superficie di te, che entro nella tua vita e ti apro le porte della mia. La quarta Pasqua, percepire noi stessi come gente chiamata a radunare altra gente. Che cosa fa il pastore? Il pastore raduna, il pastore chiama, il pastore invita. Il pastore non ha paura di violare la privacy, perché conosce il pascolo e sa che lì c'è cibo buono. E allora bisogna che sentiamo profondamente la sete, la fame di gente che non sa neanche di avere fame e sete, ma che sarà sfamata e dissetata solo quando incontrerà il Vangelo, Cristo. E la quinta Pasqua, entrare nella logica del discepolato. Il discepolato non è, come dire, dare il certificato a dei nuovi operatori pastorali. Guardate che il futuro della Chiesa non sono gli operatori pastorali. Il futuro della Chiesa è una diaconia, è una diaconia. Perché l'opera più grande che dobbiamo realizzare insieme, che possiamo realizzare insieme, è la Chiesa, il corpo, lo ripeterò fino a rompervi le scatole, è la comunione, è la comunione. E allora non si tratta di insegnare ai laici a fare i parroci quando i parroci non ci saranno più. E così le cose andranno avanti ancora per un po', perché anche quei laici verranno meno. No, si tratta di seminare la comunione, la relazione, il bene tra di noi, prenderci cura dell'unica cosa necessaria, il fratello.
fratello. Questa è l'opera che il Signore mi chiede di realizzare. E allora, non so, come poi il vostro vescovo, i vostri pastori, che chiameranno altri pastori, vi proporranno, questo è il cammino che sta davanti a voi e per il quale io pregherò e come potrò, ecco, continuerò ad accompagnarvi. Prego solo che possiate davvero rispondere ognuno con il dono di grazia che ha ricevuto e che non manchi nessuno all'appello, ve lo auguro di cuore. Grazie. Allora, ognuno di noi deve rispondere un po' a questa domanda, se vuole fare parte di questo cammino. E vedete che c'è nel foglio che avete, e per chi è in video dovrebbe vederla, c'è una mail. E allora, l'idea è questa, che ci pensate un momentino. E se avete voglia di lanciarvi, se avete voglia di... così di rispondere al Signore, se sentite il Signore che vi chiama, scrivete a questa mail e poi più avanti vi chiameremo, perché probabilmente vi state chiedendo sì, ma per fare cosa, come, io non mi sento pronto, tutte queste domande qua, e ci troveremo e vi si spiega un attimo l'idea che c'è sotto e che vi vorremmo proporre. Ma dopo, il primo passo è, tu ci vuoi provare? La vuoi questa cosa? Senti che Dio te la chiede? Se lo senti, nella tua libertà, scrivi, così ti cerchiamo e ci troviamo. Ecco, però non prendiamoci neanche troppo tempo, perché sennò ci dimentichiamo. Allora, cerchiamo di pensarci fino a fine anno, sapete, anno nuovo, vita nuova. E allora entro il 31 dicembre si tira le fila e dal 1 gennaio si parte, vedete la mail, camminiamo insieme 23, va bene? Allora così, ognuno ci pensa nella libertà e comunque scegliate, va bene. Adesso ci facciamo gli auguri di Natale, perché siamo di diverse comunità, allora forse non ci troveremo più, e diciamo la preghiera insieme e andiamo a dormire. Ancora una cosa, a fine gennaio, primi di febbraio, ci saranno anche la seconda settimana degli esercizi spirituali ignaziani predicati da Suor Katia e anche un ritiro spirituale per adulti nel weekend. Avevamo già dato le cartoline, in fondo alla chiesa ci sono due banchetti dove ci sono delle cartoline nuove, dove ci sono anche tutte le indicazioni concrete, quindi c'è a che ora inizia, a che ora finisce, come iscriversi, la quota, tutte queste cose qua. Allora, se vi interessa le potete ritirare, se siete dei capi cordata, che sapete che ci sono altre persone a cui interessano, prendete tutte le cartoline che vi servono, va bene? Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente e o pia, o dolce Vergine Maria. Non è che ci dai la benedizione tu? Vero, con gioia invochiamo la benedizione del Signore, la chiediamo come abbiamo ascoltato, perché tutti noi possiamo davvero con la nostra vita metterci sull'altare del Signore, lasciare che il Signore
benedica il Padre per noi e poi attraverso la nostra vita, e spezzando quel pane sull'altare possiamo diventare davvero diaconi e di fraternità, di comunione, così come quando andiamo all'Eucaristia, che proprio il Papa Benedetto XVI ricordava prima Suor Katia, ricordava la comunione, ma diventiamo e siamo assunti nella comunione del corpo di Gesù, e essere, non fare, ma essere, è questo corpo che è la Chiesa. La benedizione per tutti noi, per chi ci segue da casa, per le nostre comunità, e in particolare la vogliamo invocare anche proprio per Suor Katia e la sua comunità, le sue consorelle, per dirle grazie sinceramente per quanto sta compiendo con noi, con lei ovviamente Don Filippo e quanti davvero crediamo profondamente, perché insieme all'annuncio della parola sentiamo che sono parole vive, vere, condivise e che nascono da una vita, da tante Pasque vissute proprio fino adesso, e anche noi vogliamo entrare in questa storia. Il Signore così si manifesta e sono i suoi doni, sono le sue vie. E allora su tutti noi, guardando ormai già al volto di Dio che splende nel volto del bambino di Betlemme, su tutti noi, insieme a Maria, Giuseppe, San Giovanni Battista, i grandi santi del Natale, oggi è Santa Lucia, chiediamo la benedizione per la loro intercessione. Il Signore sia con voi. Il nome del Signore. Il Signore ha fatto cielo e terra. Benediciamo il Signore, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace e buona serata, buon Natale a tutti quanti e ancora grazie. E benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.